possiamo dire il 100% abbiamo perso. Considerate che noi non siamo stati mai fermi, noi abbiamo sempre continuato a lavorare per dare garanzie, per rimpatriare i clienti che erano fuori, per attuare ovviamente i voucher. Il settore del turismo in Italia, il 20% del PIL, è tra i più penalizzati da questo periodo di emergenza sanitaria. Coloro che avevano già fissato le proprie vacanze e versato un acconto hanno ricevuto un voucher spendibile entro il 31 dicembre 2021, ma i problemi non sono soltanto questi, soprattutto c'è la mancanza di regole per il futuro. E così 52 agenzie di viaggio che coprono l'intera provincia aretina, tutte e quattro le vallate, hanno deciso di rimanere chiuse. Francesca Polvani di Arezia Viaggi, siamo in pieno centro città, le vostre luci però sono abbassate nel giorno in cui quasi tutti ripartono, perché? Come dice appunto il nostro cartello, per un senso di responsabilità verso il cliente, verso tutti quelli che sempre ci hanno apprezzato per il lavoro e per la serietà e appunto proprio per la responsabilità, abbiamo deciso di tenere chiuso. Noi siamo dentro a lavorare, lavoriamo in smart working, telefoni comunque sempre attivi, però abbiamo deciso di tenere chiuso perché noi non vendiamo un prodotto tangibile, quindi un qualcosa che il cliente può uscire, acquistarlo e andare via. Noi vendiamo dei sogni, quindi vendiamo un qualcosa di bello che deve essere venduto in totale tranquillità. Noi al momento non ce l'abbiamo. E quindi preferiamo restare chiusi. Il messaggio che vogliamo lanciare è che la nostra priorità è la tutela e la sicurezza dei nostri clienti. Adesso non ci sono linee guida chiare per poter mandare persone in vacanza o anche semplicemente per turismo di lavoro, business. E quindi per questo rimaniamo chiusi finché le istituzioni non ci daranno delle linee guida chiare e coerenti. Le persone vengono, ci chiedono informazioni, o più che altro ci telefonano perché siamo chiusi, ci chiedono informazioni circa la loro vacanza, dove possono andare, quando possono andare, in che modo. Noi non lo sappiamo e quindi non possiamo di conseguenza offrire un servizio professionale come di solito siamo abituati a fare. Le prenotazioni per quanto ci riguarda non stanno iniziando proprio per questo problema della responsabilità e della sicurezza, però qualche richiesta inizia ad esserci. Le persone hanno bisogno anche di vacanza, di svago, quindi ci chiamano per sapere magari se possono andare a luglio, ad agosto, a settembre, ma adesso noi ancora stiamo gestendo le problematiche delle prenotazioni precedenti, quelle che stiamo cercando di rimborsare e di avere rimborsi dai fornitori. Quindi se non abbiamo delle linee guida chiare non possiamo addentrarci in prenotazioni nuove che non sappiamo che fine possono fare, insomma. Dal 3 di giugno si potrà non solo circolare tra regione e regione sul territorio nazionale, ma anche entrare in Italia dai paesi dell'Unione Europea senza quarantena. Aspettiamo il 3 di giugno, sperando di avere una direttiva un pochino più chiara per poter come operare, per poter gestire meglio il nostro lavoro e tutelare i nostri, sia noi che i nostri clienti. Questo è il nostro primo obiettivo. Poi l'Italia sicuramente ripartirà, perché le risorse per ripartire l'Italia ne ha tante. L'importante è saperle gestire bene e aspettiamo appunto per questo delle direttive ben chiare. Però noi siamo tutti speranzosi che l'Italia ha tanto da offrire e sarà anzi da esempio a tutto il resto d'Europa per come saremo in grado di far ripartire questo paese che in questo momento sta subendo dei grossissimi danni. Dovranno essere comunque ormai testate le procedure di sicurezza dal punto di vista sanitario, quindi facciamo bene a proporle queste cose. Purtroppo siamo stati, soprattutto per quanto riguarda certe regioni, molto danneggiati dal virus. Quando uno pensa all'Italia la pensa comunque in maniera globale, quindi anche se venire in Toscana può essere meno rischioso che andare in Lombardia, purtroppo comunque gli stranieri potrebbero non venire. Sulla scorrettezza delle altre nazioni non mi posso pronunciare, però diciamo che se l'Europa è una, ecco, non si dovrebbero creare queste condizioni.